Si chiama Obiettivo Italia, Censimento Fotografico degli Italiani e si tratta di un progetto fotografico nazionale indetto dalla FIA, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, per festeggiare il 75° anniversario dalla sua fondazione, lanciato in collaborazione con l'Istat, che ha coinvolto più di 200 città italiane. Fra queste c'è anche Monopoli, grazie all'impegno del locale benemerito Fotoclub, Sguardi Oltre e al patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Monopoli. Il censimento fotografico nasce dalla volontà della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, la FIAF, e dalla volontà dell'Istat di creare un caleidoscopio di ritratti dei cittadini italiani e non che hanno avuto il piacere di condividere praticamente questa istantanea della società attuale con tutti gli appassionati di fotografia italiani. A maggio dell'anno scorso, cittadini e turisti vennero invitati a farsi immortalare per realizzare delle istantanee descrittive della società contemporanea. Furono 2 giornate intense, da cui scaturirono 250 scatti che sono stati selezionati per allestire la mostra fotografica inaugurata martedì pomeriggio 12 marzo nella Biblioteca Rendella di Monopoli. Una collettiva che, tra l'altro, coincide con i 20 anni dalla fondazione del Fotoclub Monopolitano e potrà essere visitata fino al 30 marzo prossimo durante gli orari di apertura al pubblico del contenitore culturale. La fotografia a Monopoli ha un seguito, insomma, numeroso, anche perché ricordiamo FEST, altri, diciamo, eventi che abbiamo fatto anche con questa associazione che è arrivata a 20 anni di attività, l'associazione Fotoclub Sguardi Oltre, la fotografia che diventa ovviamente, diciamo, una cornice all'interno di questo atrio della nostra biblioteca, che è una piazza del sapere e che accoglie tutti i tipi di sapere. All'inaugurazione ieri pomeriggio erano presenti l'assessore Rosanna Perricci, il presidente del Fotoclub Sguardi Oltre, Angelo Pisani, e il delegato FIAF per la provincia di Bari, Pasquale Raimondo.